D'estate aumentano i consumi dei cibi a base di pesce e a rompere le uova nel paniere interviene l'allarmante denuncia della Coldiretti, secondo la quale 2/3 del pesce servito sulle tavole italiane è taroccato e da rimetterci è la salute di chi lo mangia. Gioie, gioie, lupetti, 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 picchia la pioggia, uccidilo, uccidilo. Il pesce non italiano costa fino a 8 volte meno dell'originale e per questo motivo 3 volte su 4 il pescato che si ordina nei ristoranti proviene dall'estero. Anche l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare dell'Unione Europea ha segnalato la presenza di sostanze nocive in alcune partite di pesce provenienti dall'estero. Attenti dunque, e prima di ordinare un piatto di fritto misto, meglio assicurarsi della provenienza del pesce per evitare spiacevoli sorprese. Sono 84 i rappresentanti di Camera e Senato su cui pendono sentenze di condanna in attesa di un improbabile processo oppure rinviati a giudizio. 34 di loro risultano condannati per reati che vanno dalla diffamazione fino all'associazione mafiosa o per una cattiva gestione di fondi pubblici. Ma già 9 legislatori, a causa dei tempi lunghi, sono stati beneficiati dalla prescrizione dei reati. Qualche giorno fa è avvenuto un curioso incidente nel parcheggio antistante il Casinò di Monte Carlo, riservato alle supercar dei clienti più facoltosi. Quando i baci miei tu rimpiangerai, puoi tornarceli a Monte Carlo. La ragazza che vedete al volante di una fiammante Bentley Azur è riuscita in una sola manovra a danneggiare ben 4 lussuose fuoriserie. Poco avvezza alle misure della vettura, lunga oltre 5 metri, la donna si è ritrovata in un attimo bloccata tra i costosissimi paraurti urtati. L'entità del danno è ancora ignota, ma il prezzo da pagare per la disattenzione sarà davvero elevato. Sono state danneggiate una Porsche 911 Carrera S, una Mercedes Classe S, una rarissima Aston Martin Rapide e, dulcis in fundo, una Ferrari F430. Compito apparentemente non impossibile, quello che la nazionale di Prandelli dovrà svolgere per la qualificazione ai mondiali del 2014 che si giocheranno nel tempio del calcio giocato, il Brasile. Parte in questo momento il tiro, Socrates di testa, salti insieme agli altri, ribatte Prandelli, rete! Rete di Rossi, Rossi per la terza volta, Rossi 3 gol! Nel girone B l'Italia incontrerà dapprima la Danimarca e a seguire la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l'Armenia e Malta. Intanto gli azzurri si stanno preparando all'amichevole che li vedrà impegnati il 10 agosto a Londra contro la squadra della Costa d'Avorio. È tutto per questa edizione, appuntamento alle prossime!